La Galleria Milanese, il Prisma, ha presentato ai conoscitori e agli appassionati recenti opere di Emily Ronci. Ritratti, riuscitissimi paesaggi e altri soggetti classici ci dicono come questa pittrice sia restata fedele alla tradizione e non abbia rifiutato la realtà. La Ronci la filtra comunque al setaccio della sua arte, della sua sensibilità tonale, del suo lirismo ora ardente, ora sommesso. Consensi di critica e di pubblico hanno confortato questa personale, aperta nel vivo della stagione artistica delle Gallerie Milanesi, culminata in quelle clamorose aste da miliardari di cui la cronaca ha parlato. Sempre a Milano, Galleria San Fedele. Qui Angelo Biancini, direttore della Scuola della Ceramica di Faenza, ripropone la sua scultura dopo 2 anni di lavoro segreto. Personaggi dell'antichità si affiancano ad acuti ritratti psicologici, a gruppi plastici. In ogni opera una forza espressiva che è la sigla di questo scultore, indubbiamente uno dei più eleganti e forti dell'arte italiana contemporanea. Dell'artista romagnolo, Orio Vergani, rivelò anni fa che suo nonno faceva i cappelletti a Umberto I. I progressi sono evidenti nella cucina di casa Biancini.